Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi dei manga brevi. Sono praticamente tutti a volume unico, tranne una miniserie composta da due volumi. So che spesso si può essere alla ricerca di una serie che non sia infinita, interminabile, ma appunto a volume unico, comunque miniserie. Anche perché se è la prima volta che leggete un manga volete qualcosa di breve ma intenso, io vi capisco. Detto questo, negli ultimi tempi sono usciti diversi volumi unici molto molto validi e quindi eccomi qua per consigliarvene qualcuno. Prima di cominciare vi ricordo però che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video o commentando qua sotto. Potete anche supportarmi con una simbolica tazza di tè tramite Ko-fi, trovate il link qua sotto, così come trovate tutti i miei codici sconto da affiliata. Voi potete acquistare quello che volete a un prezzo ridotto e una percentuale andrà appunto a sostenermi. Stessa cosa per tutti i link Amazon da affiliata che trovate nelle descrizioni video. Grazie mille a tutti quanti! Non prendiamoci in giro, volevo disperatamente filmare questo video per potervi finalmente parlare di un fumetto che ho letto recentemente che mi è piaciuto tantissimo, quindi preparatevi perché non smetterò di consigliarvelo nel breve periodo. My Broken Mariko. Questo è l'esordio di Waka Hirako. Edito J-Pop, si tratta di un volume unico al prezzo di 10 euro. Si tratta di una storia veramente straziante, quindi preparate i fazzoletti. La protagonista è una donna che in pausa pranzo apprende dal notiziario della morte della sua migliore amica. Questo la distrugge, la sconvolge perché appunto era la sua migliore amica ed è una cosa totalmente inaspettata per lei. Decisa però a darle un degno saluto, prenderà le sue ceneri e le spargerà in un posto simbolico. Queste due donne sono molto diverse fra loro, ma fin dalla tenera età sono state amiche inseparabili. In particolare, Mariko, ovvero la donna che si è tolta la vita, ha avuto una vita veramente molto difficile. Sua madre è andata via di casa molto presto e lei è stata costretta ad avere a che fare con un padre molto violento. La storia di abusi e di violenze non si limita però alla famiglia, ma anche crescendo Mariko si imbatte in uomini che non la trattano bene per niente. Nonostante la sua amica abbia negli anni sempre cercato di starle accanto, inizia a pensare che forse non ha fatto abbastanza perché nonostante tutto lei si è tolta la vita. È una storia quindi che parla di amicizia, una di quelle amicizie veramente preziose che nasce magari a scuola fra i banchi ma poi ti porti appresso per tutta la vita. È una storia che però parla anche di relazioni tossiche, di violenze, di abusi. A me ha colpito tantissimo il momento in cui Mariko dà voce ad alcuni suoi dubbi, ovvero non sono fatta per essere felice, non sono fatta per conoscere l'amore, non mi merito la felicità, mi merito questo. È veramente triste e agghiacciante. E questi sentimenti molto forti, i momenti drammatici della storia vengono resi perfettamente attraverso i disegni. I volti dei personaggi sono molto spesso sfigurati dal tanto dolore che provano o dalle lacrime. È una storia quindi molto forte, magari se siete particolarmente sensibili a certe tematiche potrebbe non fare al caso vostro, ma io sono dell'idea che queste storie purtroppo non sono storie di finzione, sono una realtà per tante tante persone, quindi è necessario leggere storie di questo tipo anche se ci fanno male. Cambiamo totalmente registro con una lettura molto più spensierata e leggera, nonché l'unica miniserie che vi consiglierò in questo video. You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You sono contenuti in questo box per Star Comics che si chiama Blue Summer Box. Il cofanetto ha un prezzo di 13 euro e questi due volumi non vengono venduti separatamente, quindi potete trovarli soltanto all'interno della Blue Summer Box. È una storia in due volumi, in realtà sono abbastanza autoconclusivi, però i personaggi sono sempre gli stessi in due momenti diversi delle loro vite. Sono due ragazzi che frequentano la stessa scuola ma non la stessa classe e si incontrano totalmente per caso in un negozio. Quello che li accomuna è la loro passione per il cinema e quindi iniziano a frequentarsi dopo scuola, vanno a vedere film al cinema oppure si incontrano per vedere delle vecchie pellicole, eccetera eccetera. Questa forte amicizia però col tempo si rafforza sempre di più fino a sfociare in qualcosa diciamo di più profondo. Si tratta di un boys love dolcissimo, molto innocente per certi versi, non aspettatevi scene esplicite o
fisiche fra i due protagonisti. È una storia veramente leggera, ma non per questo superficiale. Adoro il fatto che i protagonisti siano uniti da una passione comune, perché questo gli permette di approfondire comunque la loro conoscenza e di parlare anche di altro, non soltanto dei loro sentimenti o della scuola. Nel primo volume li troviamo al liceo, nel secondo invece all'università, quindi seguiamo un po' anche la crescita, non soltanto della loro relazione, del loro rapporto, ma anche di loro come individui quando fanno questo passaggio. Come vi dicevo, una storia spensierata, leggera, una boccata d'aria fresca per quanto mi riguarda. Ci sono delle scene veramente da batticuore, ed è una serie boys love che mi sento di consigliare anche a chi magari non ho mai letto nulla del genere, ma è curioso e vorrebbe appunto leggere qualcosa al riguardo. Altro fumetto che voglio consigliarvi è Eroi di Inio Asano. Anche questo è un volume unico al prezzo di 12,90 euro. È una storia abbastanza fantastica, vede per protagonisti degli eroi, un gruppo di personaggi molto buffi e anche grotteschi. Non so se riuscite a vedere un po' le fattezze dalla copertina. Fatto sta che si dirigono in questo bosco per sconfiggere il male, ma il male pian piano si impossesserà di questi eroi, quindi finiranno anche per combattersi a vicenda. È una storia che sì, sembra fantastica, a volte ci sono dei momenti un po' di nonsense, ma più si va avanti nella storia più diventa agghiacciante e oscura, proprio perché secondo me c'era comunque dei significati più o meno nascosti. Inio Asano è un autore che io apprezzo molto perché è in grado di criticare la società, di evidenziare alcune criticità ma anche controsensi della realtà in cui vive in maniera molto diretta. Ha uno stile secondo me molto efficace, quindi io apprezzo tantissimo le sue opere. Non è magari il fumetto da cui vi consiglierei di partire per conoscere quest'autore, magari Solarin potrebbe essere il giusto punto di partenza, però se già conoscete quest'autore e state cercando qualcos'altro di suo da leggere, Eroi sicuramente può fare al caso vostro, perché ritroverete non soltanto lo stile, che comunque per me è molto riconoscibile e distintivo di quest'autore, ma ritroverete proprio il suo modo di narrare ed esplorare l'animo umano nei suoi lati anche più oscuri e tenebrosi. Una raccolta di racconti per me poi molto molto carina è Oki Inu, le avventure di un cane gigante e altre storie di Sukerako. Questo è edito Bow Publishing nella collana Aiken e ha un prezzo di copertina di 7,90 euro. Come vi accennavo, è una raccolta di storie più o meno collegate fra loro. In una di queste il grande protagonista è appunto questo cane gigante, che è abbastanza unico nel suo genere e tristemente viene preso in considerazione solo come punto di riferimento, perché è grande quanto una casa e quindi le persone che si imbattono in lui lo prendono un po' come riferimento anche per dare indicazioni. Il focus bene o male di tutte le storie sono i rapporti fra le persone, in particolare i rapporti, diciamo, di amicizia. Questo cane in particolare incontrerà una persona che inizierà a parlargli e incuriosita proprio dal suo essere così particolare e unico, e che non lo darà quindi per certi versi per scontato, che tenterà un po' anche di ridurre quella solitudine che questo cane gigante sente. Sono storie molto carine, come in tutte le raccolte magari c'è quella che colpisce di più, che è un po' più profonda e sentimentale, e altre un po' più fantasiose. C'è sempre questo tocco secondo me un po' magico, surreale, che affascina inevitabilmente anche quando si fa riferimento a leggende, tradizioni, a credenze popolari del Giappone. Una delle mie storie preferite vede per protagonista un ragazzo che fin da giovane ha il sogno di diventare la donna della mensa, quindi la signora che cucina a scuola. Il potere che ha la cucina, soprattutto quella di tutti i giorni, dei piatti semplici, mi affascina tantissimo ed è incredibile come si possa legare a dei sogni così
importanti che segnano comunque la vita di una persona. Sempre dalla collana Icon di Bow Publishing voglio consigliarvi Strange di Yuruko Tsuyuki. Questo ha un prezzo di copertina di 8,90€ e si tratta di una raccolta di 6 storie. Ogni storia per protagonista una coppia di uomini. Potrebbe rientrare nella categoria boys love, però secondo me non si limita a quello e non è nemmeno quello il focus centrale del fumetto, ma è quello di raccontare un sentimento forte come l'amore e la stima reciproca, però in situazioni, contesti diversi e soprattutto vissuti da persone con caratteri e vissuti diversi. 6 coppie che raccontano in queste brevi storie, quindi, le loro storie, il loro modo di essere, di esprimersi, i loro dubbi, le loro aspirazioni, i loro sentimenti. Certo, ci sono delle storie che ricordano tantissimo i tipici yaoi, per intenderci, ci sono alcuni luoghi comuni, scene che vediamo molto spesso in questo tipo di fumetto, ma non solo. Per quanto mi riguarda, i disegni sono molto belli, molto fini, eleganti, delicati, soprattutto nei tratti del volto, senza cadere mai però in una raffigurazione troppo femminile. Sono storie di vita quotidiana in diversi ambiti, dalla scuola al lavoro, a un'occasione di svago come la vacanza, episodi di vita quotidiana che raccontano la nostra umanità. Altro volume unico degno di nota per quanto mi riguarda è La processione funebre di K di Maki Kusumoto, edito Star Comics, al prezzo di 17,90€. Questo fa parte della collana Wasabi. Si tratta di una storia abbastanza misteriosa e tenebrosa, perché vede per protagonista un condominio abitato da persone molto eccentriche e bizzarre e un nuovo inquilino che si ritrova ad occupare l'appartamento di una persona scomparsa misteriosamente, di cui non si sa che fine abbia fatto. Ogni abitante del palazzo sembra aver avuto un legame più o meno stretto con la persona scomparsa e soprattutto sembra celare un segreto, ma anche quasi una doppia identità. Noi vediamo queste varie persone in un modo, ma in realtà è come se col tempo si togliessero la maschera. Non si tratta però semplicemente di una storia misteriosa, ma è una, secondo me, profonda analisi anche nell'animo umano e di come spesso le persone si creino e indossino delle maschere per proteggersi, per essere accettati, per essere benvoluti, per poter vivere una vita, tra virgolette, normale, perché diversamente non verrebbero accettati, e questo si scontra quindi con le grandissime aspettative che ha la società, che ha la famiglia, che hanno le persone nei riguardi di altre persone. È una storia che parla anche di dipendenza, non soltanto di questo problema del sentirsi accettati e compresi e della doppia vita che spesso si è costretti a fare. Molto interessante anche il tratto che sicuramente ad alcuni di voi ricorderà una penna molto famosa, Yazawa. Secondo me questi disegni, spesso anche spigolosi, riescono a trasmettere bene anche il dramma interiore dei personaggi, il loro essere un po' criptici e con, tra virgolette, una doppia faccia. Tornando ai boys love, un altro titolo che mi sento di consigliarvi è Wisdoms di Nagabe, edito J-Pop, al prezzo di 11,90€. Questa è una raccolta di storie molto particolare, fantastica per certi versi, perché sono tutte storie ambientate in una scuola di magia che mi ha ricordato tantissimo Hogwarts, e i protagonisti non sono delle persone, ma degli animali antropomorfi. Quindi ci troviamo di fronte a pipistrelli, orsi, draghi, gatti, eccetera, eccetera. Il tratto di Nagabe poi è molto particolare, se avete letto A Girl from the Other Side sicuramente sapete che cosa mi sto riferendo. Si adattano secondo me perfettamente a questa ambientazione molto magica. Ogni storia si concentra, diciamo, su un aspetto diverso dell'amore, da quello più fisico, senza cadere mai in scene troppo esplicite o spinte, a quello più platonico, a un rapporto di ammirazione, quasi più di amicizia che proprio di amore. Quindi molto interessante non solo vedere storie diverse all'interno dello stesso contesto, ma proprio sfaccettature diverse di uno stesso sentimento che lega inevitabilmente le persone. Il fatto poi che i personaggi siano
degli animali, rende secondo me la raccolta anche un po' kawaii, un po' carina e tenerella. È una raccolta che io consiglio non soltanto a chi ama il genere boys love, ma veramente a chiunque, proprio perché è bello vedere sfaccettature diverse di uno stesso sentimento. È quindi una raccolta ben variegata, dove ci sono momenti di, tra virgolette, alta tensione, di batticuore, e momenti un po' più invece tranquilli e per certi versi riflessivi. Questi erano i fumetti che volevo consigliarvi oggi. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già letto uno o più dei fumetti che vi ho citato, in questo caso se vi sono piaciuti o meno. Inoltre vi ricordo che nelle schede qua sotto in descrizione trovate la playlist con tutti i consigli sui manga. Questo è già il terzo o quarto video sui manga a volume unico o sulle miniserie, quindi trovate tantissimi altri consigli nei precedenti video. Spero di esservi stata utile, che questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!